nel 2023 si aggiorna una delle mie berline preferite, l'Alfa Romeo Giulia, con qualche infiltrazione tonale, motorizzazioni solo endotermiche e un gran piacere di guida. Sempre filante, proporzionata, elegante, ma sportiva, la Giulia è sempre se stessa, ma ora adotta delle migliorie tecnologiche che la tengono al passo coi tempi. Il cambiamento più evidente è all'anteriore con il nuovo trattamento per il trilobo e i fari 3+3, certo eredità di tonale, ma in realtà continuità con il passato, visto che la configurazione è un elemento di vetture iconiche quali la SZ Zagato o la Concept Car Proteo. Non solo stile, ma anche tecnologia. Ora la Giulia ha fari full LED adattivi con indicatori di direzione dinamici a tutto vantaggio della visibilità e tecnologia Adaptive Front Lighting System, che fornisce una regolazione continua dei fari in abbaglianti in base a velocità e condizioni di guida, e Glare Free High Beam Segmented Technology, che in condizioni di scarsa luminosità rileva automaticamente il traffico frontale o nel senso opposto, evitando di abbagliare gli altri conducenti. È inutile dire che quando si è su un'Alfa, soprattutto se vi piace guidare, ma secondo me non solo, ve ne accorgete e vi piace. E quindi io sono di quella filosofia molto personale che tu puoi metterci tutti gli schermi che vuoi, però l'auto deve essere piacevole da guidare. Comunque il mercato va in una direzione e l'aggiornamento è questo, quindi davanti a me ho un'eredità tonale, chiamiamola così, questo schermo digitale da 12 pollici, il cannocchiale, molto personalizzabile, con una risoluzione tra le più alte del mercato e anche molto intuitivo. Un aggiornamento che ha coinvolto anche l'infotainment centrale, fortunatamente rimasto integrato alla plancia, questa è stata una richiesta specifica dei clienti Alfa Romeo, e quindi è tutto molto ordinato, tutto molto piacevole. Questo, diciamo, quello che riguarda il cambiamento principale della Giulia, ma in realtà anche della sua gemella ruote alte, la Stelvio, oltre ai fari Matrix LED anteriori, anche questi con design tonale che vanno un po' a migliorare la visibilità notturna, quindi tutto il tema della sicurezza oltre che di design viene qui fortemente migliorato. Ma io ho iniziato dicendo che è la dinamica di guida quello che distingue le Alfa, e in particolare questa Giulia, che qui ha la sua configurazione massima. Quindi abbiamo il benzina da 280 cavalli, che se siete appassionati, insomma per un appassionato va benissimo, in ambito flotte non è che non può andare bene, va a puntare su un executive, va a puntare su le parti più alte della dirigenza aziendale, mentre ovviamente chi ha l'animo più razionale può puntare sempre alla Giulia, che è sempre una bellissima auto da guidare, ma ci sono le due motorizzazioni diesel, la Q2, quindi con la trazione posteriore, o la Q4 con la trazione integrale fino a 210 cavalli, che comunque non vanno a mancare di potenza, ma ovviamente in termini di CO, gestione, costi eccetera, sono molto più a fuoco. Un'altra cosa che salta all'occhio è quasi l'unica eredità di tonale che non hanno preso è l'elettrificazione. Questi modelli, nonostante il restyling, non sono elettrificati. Questa è una scelta ben precisa di Alfa Romeo, non tanto di piattaforma secondo me, perché è stato dimostrato ampiamente che la Giorgio può essere anche elettrificata, ma proprio di una questione di piacere di guida. La Giulia in particolare è una berlina, quindi risentirebbe forse un po' di più del peso rispetto a un SUV, mentre il mild hybrid su motorizzazioni di questo genere, a mio avviso, avrebbe anche poco senso in termini di risparmio di consumi. Quindi un aggiornamento che ha riguardato soprattutto la tecnologia e alcune parti del design, che mantiene il piacere di guida e fa continuare la Giulia ad essere una delle mie berline preferite.